mattina con solo un braccio e porta cose do già 15 settembres. Esce mattina, porto caffè a chi con cuore amare se vuoi congia bocca. L'11 novembre di 26 anni fa, il bar Sayonara a Ponticelli fu scenario di un terribile agguato di camorra nel quale persero la vita 4 persone innocenti: Gaetano De Cicco, Domenico Guarracino, Salvatore Benaglia e Gaetano Di Nocera. Una pagina nera per la memoria collettiva del quartiere a est di Napoli che scuole, associazioni, parrocchie e istituzioni hanno voluto ricordare con una marcia in nome della legalità. A promuoverla da 5 anni è il gruppo di associazioni che costituiscono il presidio libero era di Ponticelli e che questa mattina ha radunato in strada gli studenti di 15 scuole del territorio. Testimoniare il nostro sforzo su questo territorio per parlare ancora una volta di memoria, di legalità, di difesa dei diritti, di Costituzione, tutte cose che nelle periferie sono sempre più lontane, e questo è un modo per riavvicinare tutto a tutte queste cose, e credo sarà una bella giornata. Questi non sono quartieri dormitorio, così come spesso sono stati definiti, ma c'è un grande fermento, soprattutto giovanile, di chi vuole impegnarsi per affermare la legalità in tutti i suoi aspetti. Sono i docenti, i genitori chiamati ad essere coerenti e a fare sì che quello che dicono sia anche il loro modo di essere. Senza questa coerenza la legalità diventa solo un fatto formale, quello che si urla nelle strade, ma dopo, finita la manifestazione, si ritorna alla vita di sempre. E allora l'invito che questi momenti siano momenti di riflessione e di sensibilizzazione soprattutto per gli adulti. Il corteo, al quale ha partecipato anche il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ha attraversato Viale Margherita fino a Piazza Egizio San Domenico, dove è stata inaugurata l'opera in memoria delle vittime innocenti di Camorra realizzata durante il Forum delle Culture. Questi nomi non basta scriverli in una lapide, ma dobbiamo diventare capaci di scriverli un po' nelle nostre coscienze. Dare una mano a questi ragazzi a comprendere che il cambiamento ha veramente bisogno di ciascuno di noi, che noi dobbiamo essere il cambiamento. Lo chiediamo alle istituzioni, alla politica, ma dobbiamo chiederlo anche alle nostre coscienze. Lanciamo un appello, quello di avvicinarsi alle istituzioni, contattate l'assessorato ai giovani, fatelo attraverso la pagina Facebook, dobbiamo mobilitarci, sono tantissimi gli appuntamenti. Oggi siamo a Ponticelli, ma già tra un paio di settimane, il 24 novembre, c'è un altro importantissimo appuntamento a Porta Capuana. Dopo l'estate di paura e di vittime innocenti, pensiamo al ragazzo ucciso nella sanità, Luigi Galletta, ucciso a Porta Capuana, adesso deve esserci la primavera e il risveglio della mobilitazione.